Con lo spettacolo dal titolo Ore di Spagna e sulle note del flamenco si chiude la stagione estiva di Racalmuto, una serie di spettacoli dei generi, dei tipi più eterogenei che insomma hanno sembra allietato il pubblico racalmutese e non solo. Un'esperienza probabilmente da ripetere in futuro. Continuano gli eventi dell'estate di Regalpetra organizzati dal Comune di Racalmuto e dalla Fondazione Sciascia grazie al contributo del Ministero della Cultura, dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'Ars. Assisteremo allo spettacolo flamenco Ore di Spagna dedicato a Leonardo Sciascia e l'ultimo appuntamento si terrà venerdì 2 settembre presso il Teatro Regina Margherita con una conversazione con lo scrittore racalmutese Gaetano Savatteri in collegamento diretta streaming con Claudio Gioè per discutere del Giallo di Macari. Il gruppo Corale Alte Flamenco è un gruppo che da più di un ventennio si occupa della divulgazione del flamenco in territorio siciliano e oltre. Nell'ultimo anno il gruppo ha circuitato un progetto ispirato a uno dei libri di Leonardo Sciascia, Ore di Spagna, rimarcando le similitudini tra l'Hispanidad e la sicilianità, argomento tanto e tanto amato da Sciascia. Ieri, proprio a Racalmuto, è stato portato lo spettacolo che ha suscitato un notevole interesse. Noi ringraziamo la Fondazione Leonardo Sciascia, ringraziamo Racalmuto per averci dato la possibilità di circuitare nuovamente il flamenco e specialmente questo spettacolo, a cui noi teniamo tantissimo perché l'unione, il binomio tra due entità meravigliose, tra Leonardo Sciascia immenso e l'arte del flamenco immensa anch'essa, patrimonio culturale dell'umanità dal 2010. Grazie. Ieri abbiamo portato in scena Leonardo Sciascia con Ore di Spagna, uno spettacolo di flamenco con danza, percussione, musica, chitarra appunto flamenca e canto flamenco soprattutto. Abbiamo trattato palos, cioè generi tipici delle zone di miniera, argomento tanto toccato, tanto sentito da Leonardo Sciascia. Abbiamo parlato di guerra spagnola, quindi la guerra civile durante lo spettacolo, abbiamo trattato anche la Semana Santa e portando in scena appunto alcuni brani musicali del flamenco che corrispondono appunto a questo tema.